diciamo che il repertorio mi ha portato in una direzione diversa da come io avevo immaginato all'inizio, nel senso che appunto l'ho scoperto proprio vedendo questo materiale, nonostante appunto l'avessi frequentato poi anche nella sua versione di padre, perché lui quando l'ho conosciuto aveva la piccola Chiara che aveva 4 anni, perché eravamo in vacanza con altri amici e lui arrivò con la bambina, quindi veramente l'ho vissuto nella maniera più normale, più semplice, nessuno lo trattava da attore, dove eravamo sulla neve, e quindi lui era una persona normalissima, andavamo a fare queste tavolate, c'era Freddy che era il suo assistente factotum, che era un personaggio incredibile, solo su di lui bisognerebbe fare un documentario. C'era Popoli ieri da questo parco, l'ha nominato? Ci ha raccontato il suo intelligence su macellerie in Abruzzo, dove trovate il quartier, faceva il pusher del migliore anello dei ristoranti, quindi insomma veramente è una storia molto affascinante. Sì, è qui che Sì, quindi erano una coppia straordinaria, veramente lui e questo Freddy, che faceva da bambinaio la piccola Barbara, era sempre a disposizione con uno spirito così popolare, fantastico. Quindi in quell'occasione l'ho conosciuto, poi l'ho rivisto a Roma perché avevamo degli amici in comune, eccetera. Quindi diciamo che veramente io non l'ho mai considerato un divo, un attore, mi sembrava una persona quasi di famiglia, diciamo, anche se eravamo così tanto intimi da essere famiglia. Però insomma questo. Poi appunto, quando ho approcciato questo materiale, improvvisamente mi si è rivelata un'altra persona, ma sempre semplice, naturale, dolce, così, poi vedete. Sentito tutti questi racconti del sonno, questa prova, questo essere sornione, eccetera. Però poi questa eleganza di cui parlava lui, del carattere, dell'intelligenza, che la militanza artistica, quello che ha detto Felice, cioè tutta una serie di sfaccettature sono rivelate in tanti frammenti di materiale. E questo materiale è veramente immenso, è sterminato, per cui l'unico problema è stato quello della selezione, però appunto alla fine da solo ha condotto verso una scelta di caratteri, di tratti caratteriali che erano i più significativi della sua personalità, e quindi mi sembra che sia un po' uscito, soprattutto il lato umano ovviamente, no? Più questo approccio personale, quanto fosse difficile fare una cosa del genere, quando tu conosci la persona, cioè, però è questa la risposta, ovviamente l'archivio è protetta in qualche maniera. E quindi però era un uomo di cui ci si innamorava senza riserve, proprio sia umanamente che come poi personaggio pubblico e come attore, ovviamente, come artista. Io so, perché l'ho incontrato, esistono alcuni materiali di suo, Marcello Mastroianni, molto importanti, che non sono ancora, cioè di cui si sono perse traccia dei diritti, quindi non possono purtroppo essere documenti vari, ma anche fuori dall'Italia purtroppo, quindi io spero che un domani qualcosa si possa fare, tirare fuori delle chicche che si sono ancora così, come dire, in qualche maniera non viste o non apprezzate a sufficienza.